Sagre e fiere si possono tenere. È un appello rivolto ai sindaci, quello che parte dalla Confesercenti e dall'ANVA, la sigla che rappresenta i venditori ambulanti, che invitano i primi cittadini ad avere ragionevolezza. In una nota, il presidente provinciale di Salerno della Confesercenti, Raffaele Esposito, ha infatti spiegato che anche grazie ai chiarimenti sollecitati al governo, la materia appare oggi ben disciplinata. Osservati gli obblighi e rispettate le regole anticontagio, le sagre e le fiere si possono e si debbono tenere regolarmente. Da qui l'appello ai primi cittadini. Coraggio, sindaci, facciamo ritrovare normalità ad un comparto fragile che ha subito molte perdite, dice Raffaele Esposito. Ed analogo l'appello del coordinatore regionale AMBA, Agnello Ciro Pietrofesa. Elenchi e dati alla mano, dice Pietrofesa, segnaliamo al presidente dell'ANCI e ai 5 prefetti tutte le mancate autorizzazioni di sagre e fiere, mentre di contro vengono autorizzati spettacoli e manifestazioni di tutti i tipi. AMBA e Confesercenti si dicono anche pronti a scendere in piazza. Pensavamo che dopo l'esperienza di Marina di Cameota a fine luglio ci fosse un'apertura da parte dei comuni nel far svolgere sagre, fiere e manifestazioni, anche in virtù del chiarimento del governo sul Green Pass per le manifestazioni. Laddove queste si svolgono su strade, piazze all'aperto e non con ingressi unici, il Green Pass bisogna solamente mettere delle comunicazioni che vi è l'obbligo, e quindi non vi è l'obbligo per chi organizza di verificare chi viene nella manifestazione. Ci chiedono di aspettare un ulteriore anno, cose che non è più possibile per noi. I nostri operatori ormai sono in crisi totale, quindi scenderemo in piazza, sì, scenderemo in piazza probabilmente anche con azioni clamorose, se non addirittura nel periodo elettorale non ci troveranno davanti ai seggi elettorali con i nostri banchetti, perché noi siamo esasperati e non possiamo più tollerare che mentre gli operatori ambulanti con regolare licenza, iscrizione a Camera di Commercio e che pagano regolarmente le tasse restino a casa senza un aiuto, un contributo da parte dello Stato, del Governo, della Regione, dei Comuni, si permettano invece delle manifestazioni a persone che non hanno nessun tipo di autorizzazione, di licenza e quindi non pagano nessuna tassa, sono mercatini trasformati tra hobbisti e cose usate. Questi lavorano per tutto il periodo estivo, mentre noi restiamo a casa.